Ciao Elia, come stai? Bene, sono seduto comodamente, quindi benissimo. Senti, io ho da farti una domanda, anzi più di una. Nel marketing è la domanda che crea l'offerta o è l'offerta che crea la domanda? Perché qui ci sono teorie contrapposte, no? Tu cosa mi dici? Il marketing consiste nello stimolare, si dice, no? Stimolare la domanda, ma in realtà dire stimolare vuol dire che è già presente, ma siccome l'essere umano di bisogni ne ha un'infinità, basta che gli metti una cosa sotto il naso per un po' e gliela metti in un certo modo perché il bisogno emerge. Quindi il marketing in realtà ti crea il bisogno, però fondandosi su quella che è la natura umana, è evidente, però te li crea i bisogni. Tu fino a un momento fa non ci pensavi nemmeno, poi te lo metto là davanti e vado subito al sodo, no? Così magari quando si parla di prostituzione intellettuale, no? Cioè c'è il tizio che scrive un articolo sul giornale senza riferimento alcuno, no? Sulle scie chimiche. Io mi sbizzarrisco. No, stiamo parlando della Bencinelli, no, lo so. No, stiamo parlando della Bencinelli che sta sfornando articoli a raffica sulle scie, e nemmeno stiamo dicendo che è una creatura del CICAP, nemmeno questo stiamo dicendo. Ma infatti non vogliamo puntualizzare queste cose che a noi non ci interessano. No. La mia domanda è: c'è una prostituzione intellettuale nel scrivere certe cose, o c'è anche un cliente della prostituzione intellettuale? Cioè, non so se mi spiego, ma prima ti ho detto domanda e offerta. Prima ti ho detto domanda e offerta, no? Allora voglio dire, perché poi la domanda successiva è: quante lauree bisogna avere per negare una cosa o per affermarla, ma lo diciamo dopo. Adesso spiegami, è più prostituta quella che sta sulla strada o quello che ci va? È più prostituto quello che scrive o quello che legge? Fammi capire un po' sta cosa. Ma sono due figure completamente diverse. Chiaramente, come si fa a capire se l'autore di un articolo è prostituta o meno? Intellettuale, naturalmente. Beh, semplicemente perché denigra e non porta nessuna prova a sostegno di quanto dice. Quindi io in un articolo, facciamo l'esempio, ma non è solo quello, naturalmente, ma così a caso, non perché vogliamo parlare della Bencinelli, tu lo leggi dalla prima lettera all'ultima e non c'è uno straccio di prova, non dice niente. Per esempio dice: di tanto in tanto si può vedere, di tanto in tanto, ma se uno alza gli occhi al cielo, altro che di tanto in tanto. E poi naturalmente continua a dire complottisti, mica complottisti, addirittura su internet a sostegno del suo articolo ne mette un altro, di un'altra donna, la quale sostiene che in realtà, insomma, in momenti come questi l'uomo ha bisogno di credere a qualcosa, insomma, come se fossimo dei pazzi o roba del genere. Ma tu capisci che c'è una certa, se c'è o non c'è una certa prostituzione, tra virgolette, ci mancherebbe, che vuol dire asservimento, insomma, a poteri più o meno forti che comandano, questo vuol dire. Nella consapevolezza però di asservirli, questo è fondamentale, perché io posso fare una cosa in buona fede o la posso fare in cattiva fede, ma quando mi limito semplicemente a denigrare e a dire non è vero, sono bufale, perché gli scienziati hanno dimostrato, non portando nulla a supporto, insomma, come vogliamo chiamarla? Senti, capisci? La stessa cosa ha fatto il Modena Today, ha detto: arriva sto lievento di che cavolo, che sti complottisti da cima a fondo, non c'è una sola prova di quanto. Ovviamente, però, che cosa fanno? Questi stanno attenti che immediatamente dopo a commentare ci siano dei troll, perché se tu vai a vedere la quantità di commenti, sono a sostegno di quanto dice il giornalista. E la stessa cosa è successo sull'articolo della stampa pubblicato quello sul web, in sostanza. Quindi c'è un disegno, io pubblico l'articolo, però ho già organizzato che dopo devono commentare in prevalenza troll, capisci?
Ma tutto organizzato. Il cliente di questa notizia è anche lui a sua volta una prostituta? Ma guarda, è una questione di volontarietà. Allora, chiaramente sì, però con dei distinguo. Se io mi abbevero solo a quelle fonti, se naturalmente non ci metto la mia testa, nel senso che una persona con un po' di intelligenza legge da cima a fondo e dice questa non porta uno straccio di prova, non porta uno straccio di prova. Poi, se sono un po' intelligente, da quel momento non ne sapevo niente, nel senso che non ci avevo fatto ancora caso, da quel giorno comincio a osservare il cielo, perché attenzione, questa notizia può essere vista anche in un altro modo, a dire ne parlano, quindi un fenomeno esiste, cominciamo ad alzare gli occhi al cielo. E se tu alzi gli occhi al cielo, ti rendi conto da te che quanto dice la Bencinelli è una bufala, che esistono e come, che non sono al di sopra di 8.000 metri quadri, e 8.000 metri, scusa, non quadri, che altro che di tanto in tanto, che, cioè capisci, una scia di contenza non si espande, se è vapore, e questo vapore appunto evapora, oppure se sono cristalli di ghiaccio dopo un po' si sciolgono, ma non persistono, non si trasformano, non coprono il cielo, non diventano scure, formando anche degli agglomerati, se vogliamo chiamarli così, dei composti, capisci? E poi il cielo di sera diventa rossastro, rosa, allora mi devono capire che cavolo contengono, capisci? Quindi voglio dire, queste cose si smontano da sé. Senti, comunque... Posso aggiungere, Giuseppe? Ah, vai. Quindi, vai. Questo è, l'altro invece, che tutto sommato è dentro il sistema, perché uscirne gli fa paura, perché gli correrebbe il mondo addosso, ha bisogno, e questa è la dissonanza cognitiva, no, ha bisogno di fonti e di informazioni che vanno nella direzione che lui desidera, quindi trova conforto in questo, cioè in realtà io ci voglio credere perché ci devo credere, altrimenti il mio mondo si sgretola completamente, c'è anche questo aspetto. C'è anche questo aspetto. Sì, ci sono di diverse tipologie. Qui siamo al secondo stadio. Due filosofi, di cui uno al momento non mi ricordo il nome, ma uno era Gandhi, dicevano, primo livello ti ignorano, secondo livello ed è il nostro, ti deridono, terzo ti combattono. Schopenhauer. Sì, ma lo disse anche Gandhi chiudendo con l'ultima, col quarto stato, poi si vince. Cioè, dici poi vinci, prima ti ignorano, poi ti derivano, poi ti combattono, poi vinci, aspetta, perché sennò poi tu parti per lunghi interventi e non vorrei che ci sovrapponessimo, quindi su questa cosa insomma ci siamo un po' capiti. Invece io volevo ancora insistere su un altro punto, perché fa parte anche di quello che è, no? la storia. E cioè, ci sono molti che hanno capito che con la medicina fino ad oggi ci hanno raccontato balle. Ci sono altri che hanno capito che fino ad oggi con l'alimentare, tutto ciò che è l'alimentare, ci hanno raccontato balle. Ci sono molti che hanno capito che fino ad oggi con tutto il discorso energetico ci hanno raccontato balle. Ci sono altri che hanno capito che sul sistema monetario fino ad oggi ci hanno raccontato balle. Non si capisce come mai ci siano questi gruppi di persone che hanno capito che sulla parte medica ci hanno raccontato balle, sull'alimentare ci hanno raccontato balle, sul monetario ci hanno raccontato balle, sull'aspetto energetico ci hanno raccontato balle. Quando si arriva alla parte storica non si capisce perché non riescono a fare l'equazione, cioè dicono no, la storia è così com'è e non si discute. Ma io non ti volevo portare su questo territorio, la domanda è un'altra. Spesso si parla di negazionismo, no? Cioè noi neghiamo qualcosa, a parte che noi non stiamo negando niente, lo sottolineiamo 2000 volte, noi al massimo affermiamo qualcosa che ci è stato negato. Sei convinto di questo? Straconvinto. Sono straconvinto, ma la storia, Giuseppe, vedi, sulla storia in realtà, anche con un basso tasso di scolarità, già le elementari ti mettono in testa una certa storia, poi vedi i film, perché i film naturalmente sono allineati, anzi vengono prodotti per
per condizionare ancora di più, per manipolare, per influenzare, eccetera, eccetera. Poi, voglio dire, se ne parla continuamente, perché anche noi molte volte parliamo della storia, no? E ne parliamo anche quando siamo con degli amici, si fanno anche discorsi di storia, ma sono modi di dire anche comuni. Facciamo un esempio, quando uno dice, vabbè, quello è un fascista, è già un'etichetta. Dopo, come fai a tornare sui tuoi passi e dire che quell'etichetta, insomma, andrebbe quantomeno analizzata? Bisognerebbe andare a vedere che cosa realmente fu. Però la manipolazione arriva a livello talmente profondo che in effetti uno a un certo punto deve mettere in discussione tutto, ed è difficile, perché la storia non è una cosa con la quale puoi vedere direttamente, la puoi osservare. Scusa se ti interrompo. La gente che più è malata, Giuseppe, anche un cretino si rende conto che la gente si ammala sempre di più. Noi non siamo qui, cioè non è che siamo qui stasera a dire che i grillini alcune cose l'hanno capite, cioè sull'alimentari, sul monetario, invece dal punto di vista storico non hanno capito un cazzo. Non siamo certo qui a dire queste cose. Però fa specie che altri gruppi, no? Hanno un limite, un blocco mentale su questo, a tal punto che loro stessi fanno ricerca, no? Hanno portato scienziati, il Grillo, no? Ha intervistato scienziati di vario tipo, mi ricordo l'intervista che fece all'esperto della decrescita francese, che adesso non mi ricordo il nome, mi ricordo l'intervista che fece al professore che abbiamo intervistato anche noi, che non mi ricordo sempre il nome, sugli OGM. Però stranamente quando si arriva sull'aspetto storico, no, c'è un blocco. Professor Altieri, bravo. La Sergi Latouche, ecco, non mi veniva il nome, adesso mi è venuto. Per carità, ha fatto delle ricerche, no? Sui vari settori che dicevamo prima, alimentari, energetico, quante volte ha parlato anche del profilo energetico. Quando si arriva alla storia, non c'è possibilità di indagine. E quindi, ribadisco il concetto, qui è a noi che ci è stata negata una certa parte di verità. Non siamo noi che neghiamo qualcosa. Ma voglio andare avanti. Posso dare un attimo una chiave di lettura? Ci mancherebbe. Allora, tutte le cose che tu hai detto sono tutte scollegate, non sono un sistema. OGM non è un sistema, riguarda l'agricoltura, riguarda eccetera eccetera. Energie rinnovabili non è un sistema, è settoriale, giusto? Sì. È settoriale, sì. È settoriale. Serge Latouche, vabbè, decrescita felice, eccetera, eccetera, è una filosofia di vita, insomma, vabbè, e ci auguriamo che fra 300 anni qualcosa si possa fare. Invece, se tu fai revisione, ti rendi conto che c'è un modello intero di una società, già bello e pronto, devi solo accenderlo, non c'è nient'altro. Capisci? Quindi è il modello intero, il modello intero che fa paura. Perché quel modello intero, Giuseppe, parla già di sovranità a tutti i livelli. Ci ricordiamo, per esempio, ce l'ho qua, un libro del 1900, te lo faccio vedere perché ci tengo, 1928. Sono temi che riguardano la questione del pane. Sai che era stata lanciata, insomma, l'importanza del pane. Spiegato perché, veniva spiegato nelle scuole, perché, voglio dire, è importante una certa autonomia alimentare. Sai che c'era proprio l'incentivo a coltivare il grano, perché se tu leggi questi temi non c'è niente di particolare, c'è consapevolezza non sul pane, ma c'è consapevolezza su una certa sovranità alimentare, capisci? Quindi è solamente un libro, io trovo nei mercatini, ma vado a cercarli, perché veramente sono illuminanti. Quel modello, quello sarebbe un modello ancora da poter applicare, ripeto, manca semplicemente mettere il motore in mano, aggiornarlo ovviamente a livello tecnico scientifico, insomma, ma per quanto riguarda il progetto intero di una società, c'è già tutto. Ecco perché è pericoloso. Capisci? Se l'hanno sì oscurato per ragioni che sappiamo, per farci credere che insomma qualcuno è venuto a liberarci, ma perché
lo criminalizzano perché non si vuole scoprire, vuole far scoprire che cosa realmente diceva e che cosa realmente prevedeva e che cosa realmente era stato fatto in parte. Perché poi sai che ci furono dei problemi anche all'attuazione, diversi problemi. Questo è un paese di traditori, noi li alleviamo particolarmente, ne abbiamo sempre una certa quantità, ma è un discorso molto italiano. Basta vedere cosa questo paese fece con Napoleone. Sì, no, tradimenti, cioè voglio dire, siamo fatti così, siamo un popolo che ha dei talenti particolari, ma c'è anche un talento particolare poi al tradimento. Scusa, l'ho fatta lunga, ma no, lo ripeto, no. È un modello, non si vuole quel modello, non si vuole che si scopra, non si vuole che si studi, quindi bisogna criminalizzarlo. Se mi permetti, semplifico, perché la mia mente non riesce ad accedere a questi alti livelli. Io dico, no, ripeto, non siamo qui... E dai. Non siamo qui non siamo certo qui ad accusare il Movimento 5 Stelle ad avere visioni limitate, non stiamo dicendo questo, però fa specie che hai capito che 1 più 1 fa 2, hai capito che 2 più 2 fa 4, hai capito che 4 fa 8, alla fine ti chiedo 8 più 8 quanto fa? Ah no, non lo so, qui dobbiamo fare una legge per proteggere, qui dobbiamo fare un'altra legge, cioè, c'è qualcosa, allora non hai capito il modello. Come solo un attimo. Allora mi fa capire la dinamica di gruppo. Bello questo libro. I francesi hanno scritto le cose più belle sulle dinamiche dei gruppi. No, ma te lo faccio vedere non a caso, poi magari ti dico perché. No, però voglio dire, due sono le cose. O volutamente ti hanno insegnato una matematica limitata che ti faceva fare le somme fino a 8 più 8, oppure c'è qualcosa che non torna nella vostra analisi, perché se l'analisi poi è corretta arrivate al dunque. Ma andiamo oltre. Io oggi ti chiamavo perché trovo la necessità, hai da dire su questo prima che cambi argomento? No, ho da dire, Giuseppe, allora è evidente che all'interno di un gruppo c'è un leader, un guru, quello che è. Le persone tenderanno inconsapevolmente ad adeguarsi. Più mi adeguo, più io ho le stesse idee del capo, del leader, del guru, più anche personalmente, psicologicamente penso di valere e più ricevo l'approvazione degli altri. Capisci? Del quindi capo, mettersi, se il capo in testa non ne parla, io naturalmente cosa faccio? Tenterò di adeguarmi, dico non è bene parlarne. Attenzione, non è che in certi casi ci deve essere per forza la censura, questo riguarda la stragrande maggioranza degli individui, poi ce n'è qualcuno che magari osa sconfinare e questo qualcuno non è che viene redarguito solo dall'alto, sono gli stessi membri del gruppo che pensano a fare un lavoro di censura. Però in questo caso noi abbiamo non Grillo che criminalizza certi temi, ma abbiamo il capogruppo al Senato, non è l'ultimo arrivato, che ha spazio, è uno che parla, e sembra uno equilibrato, pacato. Comunque, equilibrato, ma ragazzi... L'hanno cambiato, non è più lui, perché lo cambia ogni tre mesi. Sì, mantiene comunque la funzione, l'altro non lo so, per cui vedi, mi è rimasto Crimi, che è quello che faceva le conferenze, quello che parlava, ok, quindi è evidente che se tu non solo non fai trapelare nulla, ma addirittura fai appoggiare una certa legge, tu stai seppellendo la memoria di un popolo, un qualcosa di cui bisognerebbe essere orgogliosi, o un modello che si potrebbe, ovviamente con tutte le modifiche del caso, però capisci, se una macchina già viaggiante, la devi adeguare un po' ai tempi, a livello tecnico, scientifico, eccetera, ma come modello di società sarebbe già bella e pronta. Perché l'hanno distrutta? Perché l'hanno distrutta e l'hanno criminalizzata? Perché si sa che poteva funzionare benissimo. Questo è il casino. Quindi Grillo non ne parla, ma dobbiamo metterci d'accordo. Qual è la funzione di Grillo? Perché se noi ci mettiamo d'accordo su qual è la funzione di Grillo in questa fase, insomma, non ci dobbiamo stupire. Guarda, mi stupisco. Cerco,
cerco di cambiare argomento, se no poi dice che siamo monotoni e parliamo sempre di Grillo. Ma noi Grillo lo prendiamo come spunto perché gli vogliamo bene, mica perché vogliamo parlare di lui. Allora, proprio oggi, io voglio bene alla base, io voglio bene alla base del Movimento 5 Stelle, perché ho conosciuto della gente veramente in gamba, ho la massima stima. La base si dovrebbe andare a vedere gli esperimenti di Ash Experiment, che concludono il discorso che hai fatto tu, perché c'è il rischio del conformismo alle linee strategiche del capo, c'è il rischio della censura di gruppo, ma ancora peggio di tutte c'è il rischio dell'autocensura, cioè tu non ne parli e ti conformi senza bisogno che te lo dicono gli altri che devi stare zitto, perché hai bisogno di essere accettato. Vabbè, ma queste sono dinamiche che conosciamo bene e che tra parentesi è difficile che uno accetti. Vai. Allora ti leggo pagina 42 di questo libro. Dice: ristabilimento delle norme. Il titoletto è ristabilimento delle norme. Quando il deviante resta solo, diventa inoffensivo ed è facilmente espulso o liquidato. Oh. Poi dice, cioè, esiste poi il deviante positivo, non è solamente un precursore ricco di immaginazione, ma è viceversa un soggetto più sensibile degli altri a certe necessità latenti di cambiamento. In questo senso egli si definisce più per il suo ruolo sociale che per il tipo di personalità. Il momento decisivo è quello in cui il deviante diventa un leader. È chiaro, è evidente che se tu permetti all'interno del Movimento 5 Stelle di parlare liberamente, è probabile che si formino una serie di leader. Questi leader, succede sempre, questi leader devono essere espulsi prima, perché sennò vanno a toccare il ruolo del grande capo. Ci siamo. Non è detto però che fuori da quel movimento questi leader in erba, con un certo talento, realmente innovatori, possano poi riuscire a fare qualcosa, perché quel qualcosa si era creato un certo humus là all'interno, e come il giocatore di una squadra fa faville, in un'altra no, anche perché si devono creare certe condizioni. Quindi che cosa sta attento un movimento di quel tipo? Che appena c'è qualcuno che vuole emergere, o lo si espelle, o lo si sputtana, o gli si toglie visibilità. Non ci sono altre possibilità. Ecco, ora, naturalmente ciò che succede all'interno dei gruppi a me per certi versi interessa molto poco. Noi ogni tanto diamo dei fenomeni di dinamiche di gruppo giusto per far capire i rischi che ci possono essere. A me invece preoccupa molto. Non a caso io all'inizio ho cominciato con una domanda: è più prostituto quello che scrive, quello che detta una certa linea editoriale, o quello che l'accetta? Perché poi tutto questo fuori propone un modello, tu stavi parlando di un modello. Allora, se il modello è quello di cominciare a fare leggi di censura, io mi preoccupo, e mi preoccupo per la stessa loro democrazia che stanno propagandando. Non so se mi sono spiegato. Ti sei spiegato, ma posso dare una chiave di lettura un po' diversa? Prego. Allora, io sono stato a Trento e Rovereto, ho lavorato tanti, tanti anni, ho fatto formazione, consulenza a Bolzano, un po' conosco quelle zone, ma a Trento non c'ero mai stato, ho fatto qualche corso, ma niente di particolare. Ma la cosa che mi ha stupito, erano due convegni, uno a Trento e l'altro il giorno dopo a Rovereto, ciò che mi ha stupito è la qualità delle persone che hanno partecipato. Cioè, quando si organizzavano queste cose una volta, ti trovavi gente un po' sprovveduta, gente che alla fine del convegno andava a casa sconsolata. Invece è gente che è venuta là per avere il piacere, più che altro, di conoscere delle persone, di persone, scusa il bisticcio. C'era Galloni, insomma, Galloni è un po' un personaggio, lo conoscono in tanti, infatti l'hanno ascoltato con grande piacere. Ma devo dire, non solamente gente preparata, quindi in grado di cogliere quello che veniva detto, l'essenza di quello che veniva detto, ma soprattutto gente attiva sul territorio. E per la prima volta c'erano dei giornalisti, ovviamente testati online, ma io sono rimasto veramente
veramente meravigliato, addirittura un giornalista che ha fatto una domanda piuttosto pertinente rispetto a quanto si stava dicendo, quindi anche di una certa preparazione, ma soprattutto c'era anche, per esempio, Roveretto, c'era gente del Movimento 5 Stelle che svolge un ruolo molto attivo, non un grillino qualsiasi, c'era anche un signore dell'MMT, a Trento è arrivato un presidente di un movimento che è anche intervenuto facendo una domanda in maniera molto pacata, e a Rovereto c'era il presidente di un altro presidente o vicepresidente, comunque una persona che svolge un ruolo importante all'interno di un'altra associazione. Che cosa voglio dire? Che io collego l'articolo della Bencinelli, il secondo in pochi giorni, sulla Stampa, giornale nazionale, questi movimenti, questa consapevolezza che è sempre maggiore, qua il potere, Giuseppe, comincia, come dire, i troll che aumentano sempre di più li pagano, quindi vuol dire che qualcosa c'è di cui noi stessi non abbiamo la dimensione, non abbiamo la dimensione noi stessi. Quello che si diceva parlando la sera là a cena a Trento con diversi amici, cioè gente, insomma, anche di una certa esperienza, è che la storia ogni tanto ti offre delle porticine cui tu ti puoi infilare. Noi si sta aprendo una porticina. Queste porticine non durano molto, perché il sistema sta attento affinché non si creino. Ma se noi siamo bravi in questa fase, perché c'è un passaggio che comunque noi vogliamo, c'è un passaggio, questo sistema sta cambiando in qualche modo, se noi siamo bravi a unirci e fare e avere una strategia precisa, qualcosa possiamo farlo. Questo per me è una certezza. Rimane l'enigma, la domanda, il quesito, anzi, riusciranno i nostri eroi così bravi a parlare, così saggi, così pieni di ricette e di soluzioni, a mettersi insieme con tre obiettivi chiari e riuscire a infilarci dentro quella porta e sconquassare tutto? Sconquassare nel senso positivo, ovviamente. Riusciranno i nostri eroi? E questa è la domanda. No, ma... Ho fatto un altro comizio, scusa. Non ti preoccupare. Se no poi dici che ci sovrapponiamo, ti avrei interrotto 10 volte, però. Allora. Grazie. Sì, guarda, questa gentilezza mi commuove veramente. No, allora, dicevo, perché voglio cambiare argomento. Oggi mi ha chiamato un signore di 65 anni, mi ha detto grazie per il lavoro che fate, io sai sono un po' anarchico, è dal 78 che non voto, però è uscito Grillo e alla fine ho votato a lui e adesso vediamo che sa fare. No, perché qui vi ho sentito i vostri video, siete quelli che mi piacete di più, siete sereni, siete tranquilli, dite sempre, siete chiari. Dico, cavolo, certe volte ci danno e ci dicono che non ci capiscono, che non siamo chiari, e invece questo signore mi diceva che era chiaro, e mi parlava, ma perché non venite qua in campagna, ci avrei tante cose da denunciare, per esempio, dice, hanno preso dei soldi europei per una stalla che doveva avere 3.000 vacche, poi sono andati là e invece c'era una vecchietta e ce n'aveva solo 2 di vacche. E gli ho detto, vabbè, saranno morte le altre 2.998, che vuoi che sia. Sì, ma bisogna andare in campagna per trovare queste cose, voglio dire. Io sono qua nell'Astigiano, Cuneese, ne trovo anche qua, dai. No, nel senso che, no, questo anche per dire un po' cosa fa Accademia rispetto a tanti altri. Con il massimo rispetto per gli altri movimenti, ne citiamo qualcuno, Informare per Resistere, Rosai e tanti altri, no? Sulla testa, insomma, ce n'è tantissimi altri, uno più bravo dell'altro. Però mentre gli altri vanno sull'argomento, e qualche volta ci andiamo anche noi, cioè noi preferiamo dare dei chiavi di lettura e cercare di dare la macro lettura. Ecco la differenza che cerchiamo di avere, ed è per questo che ci sono tante persone all'interno di Accademia, proprio perché quando vuoi tentare di fare una macro lettura ci deve essere un po' l'esperto storico, un po' l'esperto in geopolitica, un po' quello esperto in sanità, uno l'esperto in comunicazione, cose di questo tipo, perché
stare sulla notizia e dire o a Putin ha detto questo, o a Milano è successo questo, o il presidente della Sicilia oggi ha avuto un incidente bruttissimo. A proposito, auguri per la guarigione. Il presidente siciliano oggi ha avuto un brutto incidente sulla Catania Siracusa. Rinnoviamo la nostra guarigione. Insomma, andare su queste notizie che uno potrebbe specularci tantissimo. Che poi guarisca anche la Sicilia, Potrebbe che è guarito, guarisca la Sicilia. Certo. Invece noi cerchiamo di dare delle chiavi di lettura. Probabilmente la scelta che abbiamo fatto ci penalizza in termini di ascolto. Però questo vecchietto, sempre per che poi un veramente piacevole parlarci, anche se aveva una voglia di scaricarsi proprio quintali di parole, credo che ne dicesse tonnellate al minuto proprio. A un certo punto mi ha detto, con la semplicità, no? Ma dici, no, perché io sono nel più basso gradino della scala sociale, mica sono un letterato, così. Dice, però qui una cosa l'ho capita. Ci hanno diviso tra immigrati, invece cittadini italiani, tra cristiani, musulmani, ci hanno fatto una marea di divisioni, a fine invece sai che c'è, ci sono solo poveri e ricchi, questa è la vera divisione di cui non parlano mai. Oh, io ci sono rimasto, perché è stata un'analisi scioccante, no? Perché loro tendono a dividere tassisti contro farmacisti, omosessuali con eterosessuali, femminicidi contro omicidi, bambini contro vecchi, cioè cercano di dividere, quando alla fine c'è l'usura, genera una sola divisione, l'usura, poveri contro ricchi, o meglio ricchi contro poveri, che, con uno Stato alleato. Sempre vuoi dire qualcosa su questo, perché voi volevo... Sì, molto molto breve, ci sono tre cose che veramente voglio dire. La prima è, forse non tutti lo sanno, no? È che io sono di Accademia. Allora, magari qualcuno, vedo ogni tanto che viene pubblicato qualcosa, qualche intervista, qualche cosa, e dice vabbè, Accademia ospita questo, che ogni tanto fa qualche intervista, ogni tanto qualche sproloquio. E no, non è così. Io sono di Accademia, sono orgoglioso di esserlo. Ci tengo a precisarlo, non sono un ospite passante, uno che passa di là, si siede un attimo e poi prosegue per la sua strada, non è così. Okay. Secondo, c'è una cosa positiva, Giuseppe, non lo dico per ego personale, non me ne frega niente, chi mi conosce lo sa, io non sono per quelle cose, però per esempio a Trento e anche a Rovereto c'è qualcuno che è venuto perché c'ero io anche, ma c'ero io come Accademia. Quindi, voglio dire, non è vero che non siamo conosciuti, ti posso garantire che siamo conosciuti, questo non è a livello di ego, ma è a livello che se siamo conosciuti noi, è conosciuto il messaggio che portiamo, le cose che diciamo, e questo mi ha realmente, come dire, mi ha rincuorato, perché siamo molto più conosciuti di quello che pensiamo, e questo è confermato anche dal numero di mail, per esempio, che ricevo, sono aumentate, io ricevo delle mail, un po' da tutta Italia. E questa è una cosa positiva. Inoltre, qual è l'altro dato positivo? Ma non per me, ma per il messaggio che si porta, perché tutto sommato siamo anche forse considerati persone attendibili, ma soprattutto persone che fanno quello che fanno senza secondi fini, veramente con lo scopo di portare un'altra informazione, di far capire alla gente, insomma, che qua ci sono dei diritti calpestati, che si potrebbe avere un'altra società, che potremmo avere un benessere realmente. C'è poi un terzo dato di cui sono contentissimo. Noi abbiamo della gente che ci sostiene e che svolge un lavoro importante. Da Matteo Azzurro, che mi pare si chiama Matteo, ad Alessandro Pivetti, a tanti altri che in questo momento, di cui non mi ricordo, mi ricordo lui, allora, perché sono quelli che vedo di più. No, ma soprattutto, guarda, Giuseppe, finisco, si è alzato il livello di qualità. Noi abbiamo dei commenti che sono di una qualità elevatissima. E io ogni quando li leggo, cavolo, dico, allora non è che stiamo seminando nel deserto, qua c'è gente bravissima, in gamba, che ha capito, capisci? E questo rende veramente orgogliosi, ma non per l'ego, perché vuol dire che il messaggio batti, arriva, e queste persone hanno capito che lo facciamo senza secondi fini, lo hanno capito, e questa è la cosa più bella, in un mondo in cui tutto deve essere a pagamento,
e il tempo, come si dice, è denaro, noi non stiamo ragionando in questo modo. Per noi il tempo è impegno, il tempo è vita, il tempo è dedicarsi anche agli altri, alla società. Questo è anche il tempo, basta con questo slogan, il tempo è denaro, io ne ho le palle piene. E con quello che ci hanno bruciato. No, no, ma sull'ultimo punto mi hai proprio bruciato, nel senso che io proprio un po' tante volte mi è venuta voglia di mollare, no? Invece no, ogni tanto mi arriva un'email che mi ritira su e mi fa venire voglia di andare avanti, no? Forse per rispondere a te, la confusione, dice, ma questo è di accademia o non è di accademia? Nasce dal fatto che siccome molti di noi hanno anche un blog personale, hanno anche un canale personale, allora dici, ma questo è di qua o è di là? Sì, c'è l'ospite, capita che c'è l'ospite intervistato, però c'è anche il membro effettivo, e l'effettività viene fuori dall'operatività che fai, da quello che fai, non è che viene fuori da quanto sei bello, quanto eccetera eccetera. Quindi intanto grazie. La cosa che mi ha tolto di bocca è che dobbiamo veramente ringraziare, sono tutti, quasi tutti, anche quelli che ci hanno fatto delle critiche negative, ma soprattutto ce n'è 4-5, Martins Brigate, Alessandro Piretti che hai citato, Tenero Azzurro 88, questi proprio ci va un grazie proprio enorme, un abbraccio enorme. This country was killed, spero di non dimenticarmi, spero di non dimenticarmene, Pizzterra, aspetta, vediamo se me ne ricordo. Franco Merz. Perdonateci se non vi ricordiamo tutti, perdonateci, però veramente un grazie enorme, perché lo se dobbiamo. Se facessimo marketing eravamo qua con la lista e dicevamo una cinquantina, no? però questi qua sono quelli veramente a cui credo che presto gli daremo un attestato di accademia honoris causa, perché veramente se lo meritano, veramente un grazie enorme. Senti, qui ci sarebbe da puntare a degli obiettivi, no? Della serie, dovremmo arrivare a tot iscritti, per essere sempre in termini di marketing, no? Perché cresciamo di 2-3 unità al giorno, ma penso che anche qualcuno si cancelli e così via. Dovremmo puntare ad avere 25.000 iscritti entro il 2014, però ragioneremmo veramente in termini di marketing. Se invece ragioniamo in termini di consapevolezza, ha bisogno del suo tempo, e quindi si cresce con quello che si può. Il neoliberismo ci ha insegnato a ragionare in termini di quantità, no? Come diceva Nando, ma come confermava anche Galloni in questi giorni, è tutto sulla quantità, la qualità lasciala stare. Io invece credo che noi, anche in questo, dobbiamo ragionare in maniera diversa. La quantità va bene, non è che dico che non ci va bene, ma se quella quantità possiede della qualità, altrimenti lasciamola stare, che vada per la sua strada, ci sono tante altre associazioni, tanti altri gruppi, che vadano pure, io non sono disposto a calare di qualità, per avvantaggiare la quantità, non me ne frega niente. Non ci serve, è un'inversione di tendenza, a noi serve la qualità, e credo che la qualità ormai di accademia, con tutto quello che vedo, con i commenti, ma che poi non sono sporadici, voglio dire, vuol dire che c'è gente che segue, vuol dire che, si è capito il messaggio di fondo, perché poi il video, non il video, siano semplicemente, delle informazioni che vengono aggiunte all'essenza che si è già capita qual è. E questa gente ha capito l'essenza di accademia, quello è importante. C'è chi invece arriva ogni tanto, guarda un video, commenta e se ne va. Aspetta un attimo, capisci l'essenza. Non puoi giudicare accademia da un singolo video e dire e commentare, l'audio non si sentiva bene. Oppure quel signore per 7 minuti non ha detto un cazzo. Qualcuno mi parla. Oppure questo capisci? No, l'essenza del messaggio. L'essenza va capita.
Io insisto sempre in questo, poi naturalmente in termini di marketing stiamo sbagliando, però io preferisco averti dato degli elementi per la formazione del pensiero, elementi affinché tu ti formi un tuo pensiero e magari poi chiudi il video, ti incazzi e te ne vai e ti cancelli dal canale, preferisco però aver fatto questo, piuttosto che dirti: oh, Berlusconi puttaniere, e andava con donne, ha avuto 7 processi, lo vedete? E questo è il male della società, perché lui è un puttaniere, ci dà una cattiva immagine per tutta l'Europa. Allora ti sto dando il brodino già pronto, no? Che tu ti devi chiedere. C'è il blog di Messora, già pronto, bello, perfetto. C'è Piero Ricca, che possono andare da Messora, da Piero Ricca e tanti altri gruppi di pseudo intellettuali o informatori, ce ne sono tantissimi. Ogni riferimento a fatti, persone e cose è puramente casuale, naturalmente. No, dicevo, però io. Ma io lo dico intenzionalmente. No, Messora e Ricca non lo dico tanto, lo dico intenzionalmente e lo ripeto. Ogni tanto mi arriva qualche articolo che pubblica e più che farmi incazzare, non riesce a fare Messora. No, ma poi è così. Berlusconi. E basta. No, ma io torno a ripetere, cioè preferisco fatti scattare la rabbia dentro, quindi significa che ho attivato una sinapsi, cioè, nel tuo cervello, piuttosto che darti degli elementi in cui tu trovi consenso. Ah sì, è vero, brava. Allora, perché noi vogliamo che si formi il pensiero e non che te lo bevi e basta. Senti, io avrei tante altre cose da dire, perché veramente tra quello che sta succedendo in Siria, tra quello che sta succedendo in Germania, ha vinto la Merkel per la terza volta. In Italia ci abbiamo Scendiletta che è peggio di Monti, perché almeno Monti si sapeva che era quello che era, no? Letta invece sembra un po' più profumato, più bello, più pulito, col faccino, e quindi per certi versi è peggio. Tra l'altro in questi giorni è andato a prendere ordini in America. Una volta prende ordini da uno, una volta dall'altra. Cioè. Ma no, è Letta, è un sonnacchioso che colpisce a tradimento. Quando meno te l'aspetti, è così. Tu ti distrai perché lui è un sonnacchioso, però quando poi affonda a tradimento e gli effetti li senti un po' dopo, mentre invece Monti era uno dall'annuncio facile, perché poi sembrava così, insomma, tutto sobrio, ma era uno che gli piaceva comunque presenziare, un presenzialista. L'hanno fatto fuori anche per questo, perché non è riuscito a camuffarsi bene, si è fatto scoprire, insomma. Tra l'altro, nello scenario, chiudiamo con questo, salvo che tu non hai altro da dire, no? Nello scenario internazionale c'è un Obama che ormai è stato ridicolizzato da tutti, cioè Putin l'ha proprio preso in giro, insomma, con questa sua voglia da guerra fondaio che aveva, naturalmente perché doveva obbedire ad ordini ben precisi che venivano da Israele, senza fare riferimento alcuno naturalmente a Israele, gli ordini venivano da là, e adesso lui si è trovato scoperto. Cioè oggi stesso Rai News 24 è riuscita a dire una cosa che in altri tempi non avrebbe mai trasmesso, cioè ha preso un gruppo di siriane che erano state rapite dall'esercito di liberazione, e questa siriana che è stata liberata ha parlato: ma quale esercito di liberazione? Questi erano mercenari del Qatar che mi volevano violentare, e quale libertà è libertà? Dice: questi erano mercenari. Ora, il problema è che quando tu in questo sistema mondiale, in questi protocolli, crei questi eserciti mercenari, per dargli lavoro a sta gente devi sempre creare cenacoli di guerra, cioè scenari di guerra, perché adesso che supponiamo la cosa va a chiudersi nella Siria, speriamo, naturalmente, abbiamo l'America democratica che voleva fare la guerra,
la Russia cattiva, dittatrice, dittatoriale, che invece ha risolto le cose in via diplomatica. Non vedi poi come cambiano gli scenari? Posso fare qualche osservazione? No, finisco. Allora, Questi mercenari, finito. Questi mercenari si stanno rivoltando contro gli americani stessi, che non li stanno più pagando. E gli sta bene. Vai. Ma guarda, io di tutto quello che è successo sta succedendo in Siria, questi accordi l'ho visto malissimo. Qualcuno mi dirà che sono ingenuo, qualcun altro mi dirà, però ho letto un articolo, e l'altra sera ero a cena con un signore che si occupa appunto anche un po' di geopolitica e di altro. In realtà Assad ha fatto lo stesso errore che fece Saddam Hussein, cioè ha consegnato comunque qualcosa, capisci? Praticamente consegnando un elenco tu ammetti che hai. Da quel momento dopo, perché c'è un'escalation, prima o poi gli chiederanno di distruggere, prima o poi gli chiederanno di privarsi, e a quel punto tu sei disarmato, perché questo è il concetto. Tu sei disarmato, come ti difendi dopo? Quindi attraverso la diplomazia o questi presunti accordi io faccio disarmare qualcuno. Assad cadrà. Assad con questi accordi ha firmato la sua condanna, perché cadrà, verrà sostituito, questo è un dato di fatto. Quindi quando noi diciamo Putin, noi parliamo degli interessi geopolitici della Russia. Non è che noi in questo presunto cambiamento dovremmo riuscire a inserirci, e quindi l'Italia dovrebbe svolgere un ruolo diverso. Ma chi glielo fa svolgere? Altrimenti rischiamo ancora una volta che c'è stata un'occasione e noi l'abbiamo persa clamorosamente. Questo secondo me è un dato di fatto. Io sono molto preoccupato di questo accordo, estremamente preoccupato che sia arrivato a questo tipo di accordo, che prevede quello che prevede. È la stessa più o meno escalation di Saddam Hussein, quando qualcuno a Saddam gli diceva no, guarda, non farti disarmare e non fornire assolutamente nulla. Sarebbero stati estremamente utili determinati armamenti quando ci fu l'invasione, e invece non c'erano più. Quindi è un modo molto abile. Qualcuno diceva, se una persona indossa, mi ricordo che era una storiella sui libri delle elementari, chi riesce di più a far togliere il cappotto a un uomo, il vento o il sole? Quello che era cretino diceva il vento. No, perché se io più sento il vento, più me lo stringo. Il sole. Quindi questi, con la diplomazia, con tutta questa serie, questo circo, un grande circo, probabilmente riescono a portare a casa dei risultati che diversamente non riuscirebbero. Ma uno come Putin non è che non lo sa. Putin ha i suoi interessi, e non so fino a che punto coincidono con gli interessi della Siria, capisci? Coincidono con gli interessi russi, non con quelli della Siria. Guarda, sicuramente leggere questo scenario è molto difficile, però potrebbero aprirsi due scenari. Il primo è quello che hai detto tu, e cioè hanno fatto in modo di fargli consegnare le armi e così via. Io però non ci vedo tutta questa ingenuità, perché mentre l'Iraq era sostanzialmente fuori zona come interesse geopolitico, se non solo per il fatto del petrolio in sé, quindi come risorsa, no? La Siria invece non è tanto per questione di risorse di sottosuolo, ma per questione di posizione, anche, di posizione, anche, certo. di posizione strategica. Perché intanto è l'unico porto che ha la Russia per lo sbarco sul Mediterraneo. Lì passano le oleodotti, stanno sopra il collo di Israele, quindi diciamo che qui c'è più un discorso geopolitico che non di risorse energetiche. Non solo, sotto il profilo strategico potrebbe, sì, io ti dico che c'ho le armi chimiche, ecco le prenditele, 3-4, le altre 70 ce l'ho da un'altra parte, così ti ho fatta, qua a Roma si dice contento e coglionato, cioè nel senso, te l'ho messa lì,
Anche perché, non so se questa era una notizia falsa o vera, sembrerebbe che due missili sono veramente partiti da una nave americana sulla Siria e che uno è caduto direttamente in mare e uno è stato abbattuto dalla contraerea che c'era al porto di Taurus. Ripeto, sottolineo che sta notizia io non so se è vera, però mi è arrivata. E quindi, ripeto, non credo che Assad sia così ingenuo. Confermo invece quello che hai detto, che sicuramente Putin lo fa più per interessi russi che non tanto per aiutare la Siria. Cioè, diciamo che è un discorso di compromesso, allora, di dos to des. Per me nell'accordo, anche se non pubblico, è già prevista la sostituzione di Assad. Non dico che avverrà dopodomani, non dico che avverrà fra un mese, ma ormai Assad ha il destino è segnato. Evidentemente sono già anche messi d'accordo sul successore, su chi ci sarà dopo, eccetera, eccetera. Questa per me è una cosa scontata, perché non può rimanere Assad, non può. Assad dice, non è ingenuo, certo, ma quando tu hai delle carte in mano, devi giocare con quelle carte. Dov'è il potere contrattuale? Capisci? Quindi anche la persona più intelligente, il più grande stratega, la persona che vuole bene veramente al suo popolo, ma quando si trova con delle carte che sono limitate, con quelle carte deve giocare. Quello che può fare è ottenere il massimo da quelle carte, però non di più di quello che potenzialmente ti possono dare. Ma per me il destino di Assad è segnato con quell'accordo. Ripeto, non succederà fra un mese, non succederà fra due, ma è segnato. Se tu vai a verificare, ma prova a capire che significherebbe che Assad rimane là. Che significherebbe dopo tutto quello che succede? Diciamo che il nome ormai si è bruciato, ecco, per dirla in termini in termini giornalistici, il nome ormai è bruciato, questo sono d'accordo con te. Però probabilmente l'America pensava di chiudere la questione con una cosa molto semplice, come al solito ha fatto i conti male, insomma, perché lì poi sono entrati in gioco i russi, quando entrano i giochi russi, voglio dire, Putin non è certamente... Un'osservazione su Obama. Sì. Noi vediamo che ogni tanto questi giornali, anche di importanza internazionale, soprattutto americani, ci dicono qualcosa, come dire, per accusare Obama. Ma se questi giornali sono pilotati, in realtà è intenzionale, è un giochino all'interno, è un giochino di potere. Io credo che tutto sommato Obama sia stato anche un po' sacrificato sotto certi aspetti, perché ha pagato lui politiche che non decide lui. Ma capisci? Cioè, Obama non decide niente. Se noi sappiamo che non decide nulla, come mai gli fanno pagare queste? Evidentemente c'è un certo gioco. Ma quando guarda, si è buttato là avanti per bruciarlo in qualche modo, per bruciarlo, capisci? Nella visione Obama ha svolto il suo ruolo, quello che doveva fare lo ha fatto, che si tolga fuori dalle balle. Nella visione di Giorgio Vitali conferma quello che hai detto tu, cioè dici questo doveva fare delle cose zozze, però le facciamo fare a un nuovo Martin Luther King, no? Che come si dice, che comunque ti fa partire un immaginario di un certo tipo, no? L'uomo di colore che viene dalla strada, non sapendo che dietro c'è tutto un progetto per come è arrivato lì, no? E naturalmente, probabilmente, gli volevano fare chi lo comanda, gli voleva fare cose zozze, perché a lui, uomo di colore, gli sarebbero state, tra virgolette, perdonate, o quantomeno, qui la battuta è feroce, o quantomeno, se gli andava male, era comunque bruciato, era già bruciato, non so se mi spiego, cioè, comunque poco importava. Che cosa gli volevano fare? Gli volevano fare la warm up, naturalmente Iraq l'aveva fatta il suo predecessore, la Libia, la Siria e l'Iran, no? Perché il giochetto è quello, insomma. Comunque Obama è a scadenza, come erano a scadenza, voglio dire, certi uomini politici italiani, a partire da Di Pietro, a partire da Fini, anche Casini, ma Casini è riuscito a corrompere qualcuno del NAS, a fare un po' a manomettere l'etichetta, e non è che è scaduto, diciamo che adesso
va preso a dosi molto molto rare, cioè ogni tanto piglio una dose, insomma, così, però era scaduto anche Casini. Ma questi uomini sono così, ma lo sanno fin da quando li mettono là, fin da quando loro devono svolgere un certo ruolo. Ecco perché si fanno durare quel ruolo, perché non è a tempo, è a obiettivo raggiunto. Per cui quando tu hai raggiunto l'obiettivo, scendi dal treno, o scendi o ti fanno scendere, non c'è altra possibilità. Di Pietro forse non voleva scendere e allora l'hanno tirato per la giacchetta, sbattuto sul marciapiede. Ma questi fine l'avevano sbattuto sul marciapiede prima, un uomo da marciapiede. Quindi questi tipi di politici non hanno capito una cosa, che quando tu ti vendi al loro gioco non stai facendo un contratto, no? Tu stai firmando semplicemente un atto di sottomissione, che è una cosa diversa. Cioè, della serie, finché gli servi, bene, il momento che ti bruci o non hai più consenso, vai fuori dai coglioni, io ti ho creato, io ti distruggo. È quello che è successo ai personaggi che hai detto tu. Voglio chiudere Berlusconi invece, che fa? Berlusconi lavora di notte per cancellare la scadenza, è diventato un noto farsario di scadenze, di etichette, no? Lavora di notte con intelligenza e cancella con le, una volta c'era, come si chiama, quel liquido biancastro che si metteva sulla carta e poi ci potevi scrivere nuovamente. Quello fa Berlusconi di notte, falsifica la sua scadenza e lì, come dire, li mette un po', li spiazza, perché dice, ma questo non era già scaduto. Ma no, perché tra è tutti... capace, è un farsario di scadenze incredibili. Allora, che se ne dica, poi ci sarà il solito cretino di turno che ci dà dei berlusconiani, però che se ne dica, era l'unico con un po' di autonomia, mentre gli altri non ce n'hanno proprio zero, cioè tutta sinistra, tutta destra, tutto FLI, tutti quelli che hai citato, autonomia zero, cioè sono meri esecutori. Berlusconi è quello che aveva dei margini di proprio perché aveva un potere economico, perché aveva delle amicizie Putin, eccetera eccetera, si sapeva muovere, è massone, non di quella massoneria ma dell'altra, quindi aveva dei margini di libertà e si poteva permettere di fare certe cose. Alcune cose che ha fatto le ha pagate, perché il contratto con la Libia lo ha pagato e ha pagato pure Gheddafi, per questo. Comunque, volevo chiudere con una nota di folklore, se non hai altro da dire. Volevo due parole sul potenziale elettore, mi vorrei che mi facessi un profilo sul potenziale elettore di Renzi. Quindi non ti sto chiedendo di parlarmi di Renzi, ti sto chiedendo un profilo psicologico sul potenziale elettore di Renzi. Ma il potenziale elettore di Renzi, io ho immaginato un computer, quello da casa, dove si può inserire un dischetto, tu metti il dischetto, parte il dischetto e poi fa tutto, in realtà è il dischetto che ha già deciso tutto. Quindi l'elettore di Renzi è... chi è? Sono questi che ancora corrono dietro i partiti, che ancora ci credono, che ancora credono. Cioè in realtà è gente che purtroppo non si apre, che è rimasta ancorata al centrodestra, centrosinistra, e crede ancora alle parole e a questo massone che va in giro per il mondo, soprattutto in America, a pigliare ordini, poi arriva qua e si presenta come cambiamento. Niente, sono persone a cui è facile inserire il dischetto, sono queste. Persone che non usano la testa, ma a cui è facile inserire il dischetto. Proprio ci hanno qua dietro la nuca, hanno il forellino, tu gli metti dentro l'apertura, anzi tu gli metti dentro il dischetto, dopodiché questi parlano e non si rendono conto che stanno dicendo, sono sempre, danno voce al dischetto, ma non danno voce a un pensiero libero. Questo è il potenziale elettore di Renzi. Troppo bene. Cattivo, troppo severo. No, era più o meno quello che mi aspettavo. Devo fare una previsione, l'altra scadenza sarà sicuramente Vendola è a scadenza. Ma guarda che, ripeto, tutti quelli che hanno fatto il patto con il diavolo, e chi mi vuol capire mi capisce, sono tutti a scadenza, c'è poco da fare, prima o dopo. Va bene, io nel chiudere ringrazio nuovamente
Alessandro Vivetti, Tenera Azzurro, Martyrs Brigade, Franco Merz, Piz Terra, Discancio Wise Killed, perché questo video è quasi dedicato a loro, a chi ci ha seguito, a chi ci aiuta, a chi ci, fa, ci sostiene, ci fa sentire veramente, insomma, che stiamo facendo qualcosa di interessante, quantomeno. Spero ci perdonino tutti quelli che non abbiamo citato, però questi sono quelli veramente che proprio sentiamo vicino. Dai un bacio al magnifico rettore, un bacio accademico ovviamente, in attesa che magari glielo do io quando sarò a Roma il 28. Allora, con lui tanto ci vediamo il 24, rinnovo a tutti di venire il 24 per chi può venire. Buona sovranità. Buona sovranità. Ciao.